Questo qui è un planetario itinerante dell'associazione Google e è venuto qui alla festa del libro e abbiamo incontrato un sacco di bambini di tutte le età, dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria fino alle scuole medie, e poi sono venuti anche dei genitori, dei ragazzi che fanno i volontari delle scuole superiori. Insomma, è un oggetto bellissimo per tutti, perché all'interno di questa palla gonfiabile c'è una macchina che proietta un cielo stellato e fa vedere le stelle come se fosse notte, e quindi possiamo insegnare, far vedere, riconoscere le stelle e le costellazioni più importanti di questo periodo dell'anno e anche di altri periodi, e insegnare anche a riconoscere, insomma, incuriosire un po', far alzare gli occhi al cielo e far imparare a orientarsi un poco anche tra le stelle. Siccome secondo noi è un argomento molto affascinante, che permette di parlare di scienza, ma parlare anche di mitologia, di storie, di racconti, perché il cielo è stato letto da tutti i popoli del mondo, e tutti i popoli del mondo hanno inventato storie e leggende e miti che hanno a che fare con il cielo, con la cosmogonia, con le origini, con le nostre origini, no? E quindi secondo noi è una cosa molto bella, che ha a che fare anche con la lettura e con i libri, e insomma speriamo che tutti si siano appassionati alle stelle e all'astronomia. Ho visto un sacco di bambini entusiasti, un sacco di autori, un sacco di gente che legge, che si appassiona, e credo che sia una cosa bellissima. Saluti da Alessandra e dall'associazione Google, e a tutti gli organizzatori grazie anche per lo sforzo e per l'impegno che stanno mettendo in questa manifestazione, che secondo me è riuscitissima e validissima.